Dario Vega, grande attore, tra l'altro qualcuno l'ha visto anche interpretare qualche parte in RIS, la televisione la guardate tutti, e che prossimamente sarà anche Magia, ancora nella Barrei, tu se comando vedi che sei barre più cazzate lì, ma questa è prerogativa di presentatore. Io ho fatto il RIS, ma l'ho registrato il mese scorso, andrà in onda la prossima stagione televisiva. Ah, quindi su qualcuno magari mi l'ha visto con i 100 passi, commissario Montalbano. Vabbè, ma con Temonino, parliamo di Quavoce, che state organizzando una cosa molto bella. Mi dispiace che c'è pochissima gente, però devo dirti la verità, io ero venuto come tanti amici qua, perché c'è l'Alba Pardini, era una vita a vita qua, meno con qua spacca. Ottare sala si presentava con un vestito fino ai peri, cioè ci arrestiamo male, c'è gente che non può, che vuole ritornare i soldi del biglietto. Ma qui è tutto ingresso gratuito, qualcuno ha pagato il biglietto? Chi si è salutato, che si è messo da davanti, mi sei tornato e mi ci pagare un biglietto dei cristiani. No, è facile oggi, dico, inventarsi un lavoro, quindi uno dice mi invento un lavoro, mi metto in tavola, faccio pagare un biglietto, ma tutte sono entrate con l'intenzione che c'è l'attrice Alba Pardini. Alba Pardini non la conosciamo, con me ne conna, spacco, ma che si può permettere di venire qua? Tu, Dario, devi dare tempo al tempo. Ah, ci sarà il tempo giusto, e allora non andate via, perché ci sarà il tempo giusto per vedere la coscitella dell'Alba Pardini. Ma secondo me chi cosci fuori tu, per raccomandare? No, io vado a indossare addirittura il cappotto, perché hanno detto che tra un po' qui piove. È d'accordo che c'è crisi, questo dobbiamo dirlo, quindi se non possiamo dare il massimo questa sera, scusateci, ma c'è molta crisi. E io l'ho notato pure con mio zio e mia zia, che dopo 25 anni di matrimonio, mia zia ci disse a mio zio, dice, ma perché non mi porti in un posto, che so, dice, in un posto costoso? Quindi ci si prepara e si ha portato un bel benzina. Ecco, esatto, insomma, più costoso di questa. Non si sa portare, io se la pompa benzina si ha potuto portare il creatore. Vedi, c'è molta crisi per ora in giro, c'è una crisi di non ti girare, potete ma salire potete, ci sono italiani a te. Capisco che io capisco che io oggi come oggi dico sono un attore importantissimo. Certamente. Ma io oggi mi posso paragonare a George Clooney. George Clooney. Sì. George Pitbull. No, perché? Ti spiego. Ora dico, allora, io ho fatto 15 film con dei contratti con case di produzione nazionale. Lasciamo dire poi tutti i case di produzione, questi fatti in casa, lasciamo stare. C'è gente, oggi come oggi, che fa la comparsa in un videoclip, assettato in capo una macchina, che passa a 200 km orari, con i vecchi oscurati, va a leggere la pagina di Facebook, accise, attore, buttare sale se chi sono un'attrice e attore, io sogno George Clooney. Ma non c'è un ordine degli attori, un albo? Sì, c'è un ordine che è disordinato, non sono capito, è Facebook che sta rovinando i cristiani. Vabbè, questo può essere su non se ne capisce più né su Facebook, aspirante attore e regista, ma che ha fatto? Ancora niente. Aspira. Ma aspiro, è disperato può morire, disgraziato, perché molti non hanno capito che per fare l'attrice, per fare l'attore, per fare il cantante, bisogna studiare. Certo. Ci vanno in scuola, i corsi di preparazione. Sono anche l'università. Io è come se uno va Novergo che non ha la laurea in medicina e se vuole fare curare. Ma come fa? Poi ti spiego un'altra cosa. Ora venga poi perché sono pronte le modelle, bene? Le modelle sono pronte e tu mi ringrazi perché te le vave da mezzo a una certa situazione. Ma il baciamano non te lo faccio, Mario. Il baciamano non me lo fai, ma più tardi te lo faremo alla principessa Pallino. Non le dirò, ma io sono venuto per questo, sono venuta! No, la facciamo vestire di nuovo. La botta, perché... La facciamo vestire di nuovo, la foto d'epoca. Dario Vega! Flavia, siamo pronti finalmente. Le modelle di Playa Pinello.
is in the time to share an issue. You need to be young, I'll be right there. And now you're all gone and I'm here all alone. And now I must face life on my own. I wish you could be here to hold my hand. Some things in life I can't understand. What I'm gonna do without you? Why would you live without me? Sometimes love comes randomly, but now it abandons me. Every morning I wish I could see your face. Now a quiet boy, life here in your place. And until that day I see you again, death do us part, your long lost friend. Thank you.
to ask, he's a soul operator. Sono bellissimi i loro abiti, c'è la bravissima Getty Barbante a disegnarli, ma insomma la creatrice è Flavia Pinello ed è qui e merita davvero un grande applauso. Flavia, giovanissima, eppure insomma sei già in attività da un po' di anni, è una passione che nasce da bambina. Sì, la passione nasce da bambina perché mia mamma lavorava per le Sorelle Fontane e quindi per me era normale. Solo che non pensavo che si potesse vivere di moda a Palermo. Magari insomma da bambina disegnavi, no? Io vedo tante ragazzine, qualche nipotina, no? Che sogna di fare la stilista nei quaderni dove bisogna fare i compiti, provano a disegnare. Insomma, per te quel disegno poi è diventata una bellissima realtà. Quel disegno da solo ovviamente però non basta, bisogna studiare, sia modellisti che taglio. Vedo tanti ragazzi che escono dal mondo dalle accademie e non hanno competenze di taglio, per questo a Palermo si sta cercando di fare una scuola di taglio con anche stilisti internazionali, perché in modo tale che questi ragazzi abbiano una competenza tecnica. Senti, descriviamo un po' quello che abbiamo mostrato al nostro pubblico questa sera. Io direi di partire da lei, insomma, per quello che possono essere le descrizioni, perché le cose belle si descrivono da sole, parlo degli abiti ma anche delle signore che li hanno indossati, però insomma diamo anche qualche dettaglio tecnico. Allora, sia il primo che il terzo, ragazzi, fate un passo avanti, sono stati dipinti da Ketty Barbante, che credo che qui a Carini lo sappiano tutti, comunque è l'unica allieva del maestro Guttuso, perciò questi abiti, oltre ad avere un valore sartoriale, hanno anche un valore come opera d'arte, anche perché Ketty è una pittrice quotata. E che pittrice, un grande applauso a Ketty. Il secondo invece si ispira più che altro all'epoca romana, ma è evidente, la passamaneria risale agli anni 60 e non diciamo quello che abbiamo dovuto fare per ottenerla. Mostriamo solo il risultato. Esatto, che è meglio. E sempre di stile epoca invece, perché è stato tutto un percorso storico, e l'altro che vabbè, è evidente, è una tunica del Medioevo che è stata rielaborata ai giorni nostri. Mentre l'ultimo, il rosso, si ispira a Marilyn Monroe e da questo nasce anche la mia nuova collezione, che però farò sfilare prima su palchi internazionali e poi la porterò a Palermo alla fine, insomma. No comment, ne rimangono ancora due. Tutte e due? Allora, uno è un abito di pizzo, però questo pizzo, visto che la gente ha un po' maltrattato il macramè, perché ne abbiamo visto bracciali e braccialetti, ma pizzo macramè vale 150 euro al metro, ho deciso di dare di nuovo il rispetto che va dato al macramè, mentre l'altro è un abito di lurex che si rifà un po' a grease, è evidente, il pantalone attillato, insomma il riferimento è chiaro. Beh, insomma tutto questo non è soltanto da guardare, ma si può toccare e si può anche possedere, come fare per averlo, me lo dice Flavia. Sì, io sono in via Terra Santa 123 a Palermo, però comunque e si possono anche ordinare su www.dimitristudio.com. Ripetiamo: www.dimitristudio.com. Dario, mi hai preso nota, scrivi, perché poi insomma ti interrogherò sui siti internet. Tu ci navighi, no? Capitano del numero corso. Allora, i nomi delle ragazze velocemente e poi proseguiamo ancora con la nostra serata. Facciamo fare a loro che sono, perché alcune sono intervenute all'ultimo, quindi meritano di presentarsi da sole. Va bene, allora farò io il vostro paggetto, tu sei? Ventura Miriam. Miriam Ventura. Prima il nome e poi il cognome, è più bello, tu? Maria Grazia Paterniti. Andrea Casino. Claudia Giammona. Giulia Russo. Sofia Di Maggio. Monica Valenti. Ne avessi trovato una più bassa di me. Sono altissime, ma sono bravissime, bellissime, come è molto bella la collezione di Flavia Pinello, grazie. Ci ritroveremo ancora, ragazze, insomma la serata
continua. Io voglio ringraziare particolarmente, mentre loro lasciano il nostro palco, mi rivolgo a voi, chi lavora in silenzio ma riesce a far arrivare la nostra voce, il nostro volto a tutti quanti voi, spero in maniera ottimale. E quindi grazie a SicilMed Service, grazie ad Angelo Marano, a Sergio Ferranti, a tutti i ragazzi che di là si stanno sobbarcando il lavoro oscuro, che è assolutamente prezioso. Dicevo, per le tante serate che faccio, una stilista che mi accompagna sempre, la mia stilista Francesca Carroccio, di cui quest'abito ha creato per me. Lei è Michael Creation da Catania, Bronte. E ringrazio anche però per i gioielli, gioielli di Pani. E vi ricordo che presentandovi con il coupon che potete ritirare qua dietro le quinte, potete godere dello sconto del 30, 40 e 50% se vi rivolgete al gioiello di Pani. Gli stand qui ne abbiamo qualcuno, visitateli, perché tra l'altro ci sono delle bellissime iniziative, ve li descriveranno coloro i quali sono lì. Però adesso è un altro bel momento tanto atteso, anche perché l'avevamo annunciato, c'è una bellissima danzatrice del ventre, lei è Roberta Molino. Ringraziamo la nostra bellissima Roberta Molino, che oltretutto è anche un'insegnante di danza, quindi potete rivolgervi a lei anche trovandola su Facebook, Roberta Molino. E adesso un altro momento di moda, Tony, entra sul palco con me, perché è il momento... Io volevo lasciarti la scena perché è un fatto di bellezza, di eleganza, di moda, insomma, dico... No, ma tu sei elegantissimo, non sfiguri. Grazie. Affatto accanto a me, quindi puoi stare sempre accanto a me, anche se questa è una sfilata maschile, quindi poco fa effettivamente ti ho lasciato insieme a tante bellissime modelle, ma io ti voglio lo stesso accanto a me, anche va bene, se sono questi volentieri. Bellissimi modelli vestiti da Claudio Italiano.
happened just the other day. Baby, I swear I tell the truth about all the things we used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you now, objection overruled. Here you go, baby. One for the money and the free rides. It's two for the lie that you deny. Alright. Three for the calls you've been making. It's four for the times you've been faking. Alright, I'm gonna tell it to you. Alright, I rest my case. Eleganza anche da parte maschile, questi ragazzi. Ce ne sono ragazzine qui che cercano fidanzato, marito. Guardate che modelli che vi ha portato Claudio Italiano, che presento. Insomma, non solo gli abiti, ma anche i ragazzi. Claudio Italiano, Claudio, mettiti in mezzo, certo. Così possiamo intervistarti a due voci e ti mettiamo sotto tortura. Oddio. No, guarda. Scherziamo, ovviamente. Intanto complimenti. Ci sono delle cose che ho visto che io già sto prenotando per le prossime serate, perché devo cambiare look assolutamente. Ti aspetto, quanto prima. Però magari prima di aspettare me diamo anche a loro un input, dov'è che invece possono venire a provarvi questi abiti? Sicuramente possono scegliere il tessuto, scelgono l'abito come vogliono personalizzarlo, insomma... La sartoria proprio per eccellenza. Sì, io sono... prima sarto e poi stilista, come dicono, ecco, io sono prima sarto, prima di tutto, ecco. E questo, quindi... e poi tra l'altro ti conosco, tu mantieni un'umiltà che ti onora ovviamente, e poi hai una professionalità nel creare questi abiti. È davvero, è l'arte del taglio e cucito, così come abbiamo scritto qua, e ti troviamo in via Enrico Parisi, quindi chiunque può rivolgersi a Claudio Italiano, in via Enrico Parisi numero 38 a Palermo, e tu farai, proprio prenderà le misure, come si faceva anticamente. Ma hai ereditato questa passione da generazioni tue passate, oppure... Io sono figlio d'arte. Mio padre Luigi, il maestro Luigi Italiano, Non ti segue, però non l'abbiamo conosciuto ancora, sta dietro le quinte, ecco, quindi diciamo che ormai ha lasciato, diciamo, proprio il timone a me, per certi versi, ecco. Senti Claudio, c'è molta, diceva poc'anzi Dario, scherzando come sa fare lui, ma chiaramente introduce sempre dei temi anche abbastanza importanti, profondi. C'è molta crisi, c'è crisi economica, speriamo insomma che come tutte le crisi abbia un ciclo, ma che sia breve, per carità. E però c'è insomma anche una crisi di identità lavorativa, molti giovani non sanno che percorso scegliere. Tu dicevi che sei prima sarto e poi naturalmente stilista, tutto ciò parte dalla manualità. Te la sentiresti di suggerire di tornare a determinati lavori artigiani, quali la sartoria, ad un giovane che oggi vuole realizzarsi anche nel lavoro? Allora, intanto da premettere che per imparare un mestiere ci vuole tanta passione, tanta pazienza, non si può improvvisare, ecco. E poi bisogna sentirla pure dentro la cosa. Dico, io mi piace fare questa cosa, allora mi prefiggo, diciamo, di proseguire su questa strada, ecco. Non bisogna, diciamo, arrendersi, ecco. Primo ostacolo, mai fermarsi. Alba, l'hai visto che mentre i ragazzi qui esibivano i modelli di Claudio, lui era visibilmente emozionato dietro le quinte, la lacrima non gli scolava, però insomma aveva quella grande soddisfazione che deriva proprio dall'aver messo in campo tutta la sua mestria, tutta la sua passione, tutta la sua abilità in un contesto che poi è quello di mostrare alla gente ciò che si fa. Ma è la prima volta che esponi, insomma, qui a Carini? A Carini sì, la prima volta che... Quindi spongo, dobbiamo ringraziare la nostra Chetti, certo. Barbante. Perché... non so, anche il pubblico, i ragazzi pure.
Beh, nominiamoli. Nominiamoli, questi ragazzi vogliamo sentirli dalla loro voce, vediamo allora, se avvicinano. Faccio il giro dei microfoni. No, fallo tu, dai, che sei una donna, intervisti gli Allora io faccio da questo lato, tu fai da quel lato. Va bene, ci dividiamo i compiti. Claudio. Abbiamo fatto società. Da Palermo. Claudio? Vitale, Claudio Vitale. Domenico Francavilla. Da dove? Carini. Emanuele Buonocunto, Palermo. Invece da questa parte a me ne toccano solo due perché non ho cinque, quindi non è la società proprio al 50%. Gaetano Basile. E poi ancora? Diego Leonardi. Oh, invece tu, vieni un po' qua, perché, beh, scusate ragazzi, ma questa cosa mi ha veramente galvanizzato. Io una prossima serata vorrei farla così, non so cosa dovrei presentare, però fai un giro su te stesso, ragazzi. E questa è arte, grande Claudio Italiano. Ci si sposa con un abito del genere, è da favola. Beh, possiamo spiegare intanto, come vedete abbiamo il principe della cerimonia nuziale. Vieni qua. Ecco, spiegali ad uno a uno, chiamali qui accanto a noi. Abbiamo appunto il tight, che come dicevo è il principe, l'abito principe della cerimonia nuziale. C'è da seguire un certo galateo, perché il tight non deve indossarlo soltanto lo sposo, dovrebbero indossarlo i padri degli sposi, i testimoni, tutti gli invitati. La sposa col tight. Invece... E poi dopo le sei si dovrebbe indossare, perché è un abito da giorno, dopo le sei si dovrebbe indossare o uno smoking o un abito scuro, un abito da sera, ecco. E diciamo che queste tradizioni un po' sono andate, purtroppo sono andate perdute, ecco, quindi c'è anche qualcuno ancora che ci tiene, noi ancora li realizziamo, come potete vedere qua abbiamo un esempio. Anche taglie calibrate. Tutto su misura, niente calibrato, tutto su misura, dall'A alla Z. Quindi se Dario ha un calibro particolare, su misura. Che ti dice fino a che misura? Scusa. Tipo una 56? Tutte ti è capitato? Anche no? 56 pure. Quindi Claudio non teme nessun confronto, potete andare da lui perché vi vesterà sempre con una certa classe ed eleganza. Quindi presentiamo poi un altro abito. Velocemente, insomma, questo, beh, guardate, puntellato, bellissimo, bellissimo. Ecco, alla luce viene, è ancora più bello. Qua abbiamo lo smoking, una versione moderna, con la classica fascia da smoking di raso, i petti di raso pure, poi abbiamo il cravattino a farfallino, il papillon come preferite, e... bello. Notare anche la scarpa che deve essere La scarpa deve essere abbinata. Lucida, abbinata, ovviamente tutto deve essere in sintonia. Perfetta. Io lo so, il mio archetto non funziona più. Però insomma io ci provo lo stesso a parlare, dico deve essere tutto perfetto, ma anche le scarpe, Curi. Anche le scarpe, sì. Le fai tu, gli prendi la misura. Studierò anche per le scarpe. Claudio, insomma, artista a tutto tondo. Però dico, si possono rivolgere anche a te per le scarpe, ci pensi tu a farle? Io posso suggerire, indirizzare qualcuno, ecco, tramite certo. Fornitori, ecco, quindi okay. Posso... Ringraziamo il nostro Claudio, continuiamo con un abito, mi sembra un po' più... Da pomeriggio, come dicevi tu, da mattina? Questo è un abito che si vede, diciamo. Questo è da invitato. Allora, è un abito che si può indossare in qualunque occasione, perché a parte che sono i colori che si vedono per adesso un po' da tutte le parti, quindi in televisione, nelle riviste, la particolarità di questo abito è che è un finto tre bottoni, e abbiamo qui l'asola qua in rilievo. E non c'è il bottone. Il bottone c'è anche, però questo non va abbottonato, questo. E la particolarità di questo abito è appunto questo occhiello che va, diciamo... Devi proprio dire il segreto, cioè anche quando in presenza dei tre bottoni, o anche forse dei due, sì, va sempre abbottonato un solo bottone, almeno io so questo. Allora, dimmi c'è tu... il tre bottoni e i due bottoni vanno abbottonati, poi abbiamo il due bottoni e va abbottonato un bottone, e il finto tre bottoni che va abbottonato. Dario, soltanto... tu non le sapevi queste cose? Beh, insomma, dico. C'è il nostro Dario Vega, ovviamente, che può intervenire quando vuoi. Dario, scusa, ma vieni qua che ti facciamo. Anzi, ti vieni facciamo, qui accanto a noi, ti facciamo mettere. Ancora Dario Vega, con un applauso.
vicino ai modelli. Sto arricchendo il mio bagaglio culturale di bottone a bottana da mesera, ma quando all'estremo mai? Prego, prego, descriviamo. E poi per concludere abbiamo i petti che sono leggermente, i revers che sono leggermente a lancia, quindi un pochino più moderni. E questo è, diciamo, un abito molto giovanile, Dario, anche sportivo. Dario, pure non si può abbinare così. Si può abbinare anche con Dario. Un jeans eventualmente. Gli occhiali sono abbinati pure, gli occhiali. Anche gli occhiali sono abbinati. Ecco, portalo tu. Dario fa l'assistente di palco anche. Sì, se no aggiorniamo il canone. Assolutamente. Velocemente. Allora, questo è il mezzo tight, questo che è l'alternativa al tight. Ha un bottone, con la differenza che non ha le falde, non ha le code come il tight. E questo è un abito che per la cerimonia va bene in tutte le occasioni. Gilettino beige che può essere grigio perla con i pantaloni in abbinamento a quelli del tight. Basta così, Dario. Okay. Abbiamo concluso. Abbiamo l'ultimo. Sì. L'ultimo, vieni qua. Con la barba abbinata, perché Dario, anche quella. Allora, questo è il classico modello Giuditta, fazzolettino bianco per chi giustamente si sposa, dice mi arrendo alla vita single, o signore me l'avesse a mannare buona. E la cravatta che arriva a primo bottone, no, continua anche al secondo bottone. Devi spogliare. No, è semplicemente per far vedere, perché poi lo sposo fino a un certo orario è vestito, poi dopo un certo orario si avvista a spogliare pure, giusto? Quindi se il vestito è facile da togliersi, il lo fa prima, ma se è difficile, il mischino stanca e se venuto non è stato domicilio a prima sera di nozze. Beh, abbiamo descritto un po' nei particolari dettagliatamente gli abiti del nostro Claudio. Vieni, stai vicino a me. Palermo, Parisi 38. Abbiamo anche il sito internet www.sartoriaitaliano.it. Ce l'hanno tutti il sito internet, Dario, anche tu. Posso lanciare uno slogan? Prego. Tu sei attrice, non devo capire certe cose. Uno slogan per il suo negozio. Giulietta, state zitto. Mangiate siciliano, vestite italiano. Bravo! Hai visto come mi presento io? Ecco. Dario Vega, ma bravissimo, Dario. La stylist di Claudio Italiano e dei suoi modelli, grazie. Claudio Italiano. Grazie. Andiamo Claudio ancora. Italiano. Ti verrò a trovare al negozio. Grazie. Preparami un costume da bagno. Ciao, grazie a te. Fabio Dani. Buonasera a tutti. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E ora il giorno è l'ora in cui. Forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò, fino a quando, d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì. Perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciando mi dirai non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Marica Farà, tu verrai. Dimmi quando. Danno il giorno e l'ora in cui
forse tu mi bacerai. Quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. Forse tu mi bacerai, dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, e baciando dirà, non ci lasceremo mai. Grazie, allora un applauso a Marika Faragi e poi ho visto fra il pubblico un noto talent scout, lo voglio salutare e dedico la prossima canzone poi quando canto. Allora lo salutiamo a Nicola Vizzini. Grazie, grazie. Grazie, grazie a Fabio Dani, grazie, grazie a Marika. Beh, insomma,